A Tunisi, familiari e amici di Bettino Craxi celebrano l'anniversario della sua scomparsa, ricordando anche le vittime dell'attentato al Museo del Bardo 3 anni fa. L'inviata è Maria Antonietta Spadorcia. C'è un filo che lega i posti qui in Tunisia, un filo che è stato tessuto da un italiano, Bettino Craxi. E non è un caso che quest'anno le celebrazioni dell'anniversario della sua morte cominciano non ad Hammamet, dove c'è la sua casa e la sua tomba, ma a Tunisi, al Museo del Bardo, ferito dal tragico attentato del 2015. Qui gli amici storici, una delegazione di socialisti vicinissimi a Craxi, ma anche giovani che non l'hanno conosciuto, sua figlia Stefania, l'ambasciatore italiano, vogliono legare quella morte di 18 anni fa a quelle di 3 anni fa. Ci sono tutti i nomi. 4 sono italiani, nel museo ancora i segni dell'orrore, non è per avere paura, ma per ricominciare a sperare. E in un paese che solo pochi giorni fa è stato scosso da proteste, saccheggi e arresti ovunque, è proprio Stefania Craxi, che si definisce figlia adottiva della Tunisia, a mandare un messaggio. Craxi per la pace nel Mediterraneo ha speso grande parte della sua azione politica e della sua vita. Voleva un mare pacifico, di scambi, di incontri tra culture diverse, e la Tunisia è il simbolo di questo incontro.